Noi appoggiamo la protesta del Corpo Forestale perché sostanzialmente questo ente importante viene sciolto, viene fuso all'interno probabilmente dei carabinieri, 7.000 persone che perdono le loro qualifiche, che perdono le loro professionalità, che vanno probabilmente a inserirsi in un contesto già operativo con la difficoltà di vedere riconosciute quelle che sono le proprie peculiarità. Che cosa bisognerebbe fare? Ma non andava toccato il Corpo Forestale, ci sono altre organizzazioni monstre che andavano toccate, ma il governo naturalmente non ha avuto il coraggio.